Buon pomeriggio, bentrovati all'edizione delle 14 del TG6. In apertura ancora lo scontro sulla variante sull'autostrada A24 ed A25, il forum dei movimenti per l'acqua infatti prosegue la sua battaglia, è pronto un dossier da inviare al ministro Delrio. Allora, i dettagli nel servizio di Francesca Romana Testi. Un dossier dettagliato pronto per il ministro alle infrastrutture Graziano Delrio, che dimostra pagina per pagina tutte le contestazioni apposte al progetto della variante Toto, quello che prevede il perforamento di beni ambientali di primaria importanza, e a presentarlo è il neonato comitato istituito dal Forum Abruzzese per l'Acqua. Folle a nostro avviso pensare di forare per 50 km, 5 volte il traforo del Gran Sasso, le nostre belle montagne, i Simbruini, il Sirente, addirittura sfondare le gole di San Venanzio, le gole del Sagittario, fare bretelle autostradali anche nei fondovalle, Valvomano e nel fondovalle di Pescara, dove la qualità della vita è precaria proprio per l'inquinamento atmosferico, consumo di suolo, insomma un progetto faraonico del costo di 13.000 miliardi delle vecchie lire, 6,5 miliardi di euro. Riteniamo che la Regione Abruzzo abbia sbagliato a dare un parere favorevole di massima, lo debba ritirare, e abbiamo mandato una diffida anche al Ministero. Nasce un coordinamento di associazioni, comitati, movimenti politici, singoli cittadini, coordinamento No Toto Salviamo l'Abruzzo. Noi pensiamo che la vera grande opera sia il risanamento del territorio, la depurazione, mettere a posto le scuole, le strade esistenti che fanno schifo in larga parte d'Abruzzo. A questo bisogna puntare e non a fare nuovi scempi. Hanno spiegato la Regione Lazio in particolare che si risparmierebbe qualcosa perché attualmente, secondo la Regione Lazio, si va a 90 km all'ora su questa autostrada. Se uno utilizza questi dati è chiaro che vengono fuori risparmi di tempo esorbitanti. Siccome si va a 120 secondo le regole, 130 anche, il risparmio sarebbe di 5-10 minuti, e assolutamente non vale la candela il gioco, perché distruggerebbe il nostro patrimonio ambientale e quello che ci dà la vita, l'acqua. Ed ora la cronaca: un uomo è morto la scorsa notte ad Ortona nell'impatto tra la sua motocicletta ed un tir. L'incidente si è verificato in via Civiltà del Lavoro poco dopo la mezzanotte. La vittima è Massimo Macrini, 25 anni, operaio. Nel suo mezzo sarebbe finito sotto il semirimorchio del mezzo pesante che, secondo una prima ricostruzione degli investigatori, si stava immettendo sulla strada dal piazzale di una ditta. La morte di Macrini è avvenuta sul colpo. Dopo oltre 50 giorni vissuti in carcere senza cure, Fabrizio Pellegrini, affetto da fibromialgia, è tornato a casa, arrestato con l'accusa di aver coltivato cannabis per uso terapeutico. Ieri mattina, grazie all'intervento dell'avvocato Vincenzo Di Nanna e di Rita Bernardini, sapete tutti, candidata come garante dei detenuti per quanto riguarda la Regione Abruzzo e facente parte, assieme a Di Nanna, del Movimento Radicale, dicevo, Pellegrini è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Elisa Liuzzo. Avvocato, questo è un provvedimento che salva la vita a Pellegrini. Adesso Pellegrini è a casa e nel carcere. Ricordiamo come stava. 7 persone in una cella, senza cure mediche adeguate, non per mancanza di volontà da parte dei sanitari, si badi, ma per inadeguatezza assoluta, completa della struttura carceraria. Pesa poco più di 40 kg, sembra uscito da un campo di concentramento al momento della scarcerazione. Ricordiamo il problema di Pellegrini. Fibromialgia, che è una patologia grave e invalidante, che procura dolori e sofferenze a volte insostenibili, o meglio, sostenibili con l'utilizzo della cannabis terapeutica. E questa cura, ovviamente prescritta da medici, non poteva effettuare all'interno del carcere. Non si può somministrare cannabis o medicinale a base di cannabis all'interno del carcere mentre entrano gli oppiacei, che producono danni devastanti alla salute. Medicinali a base di oppiacei gliel'avrebbero dati, ma lui ha una forma di allergia, di intolleranza verso questi medicinali. La cannabis no. E tutto inizia in un modo anche un po' particolare. A ottobre del 2010 l'ASL di Chieti scrive a Pellegrini: va bene, importiamo il farmaco a base di cannabis dall'Olanda, ma te lo paghi da solo. Ma dice: ma io sono indigente,
e lo paghi da solo. A quel punto lui è costretto a coltivarlo perché deve curarsi. Poteva scegliere di acquistarlo dagli spacciatori, non vuole dare soldi alla criminalità, lo coltiva per conto suo e per questo è stato condannato. Gli spacciatori fuori dal carcere, l'assuntore malato che si cura con la cannabis in galera. Perché ad oggi questo calvario sulla nomina del garante dei detenuti? Perché ancora non c'è il garante dei detenuti? Per una volontà politica. Ricordiamo che il Movimento 5 Stelle fece uno ostruzionismo su questo, sostenendo che il fatto di aver riportato condanne per la coltivazione di cannabis, che lei poi ha distribuito sempre ai malati, rappresenterebbe, nonostante la sentenza del TAR, sarebbe ostativa secondo loro alla nomina di Rita Bernardini a garante dei detenuti. Lo è di fatto, non retribuita. Abbiamo il garante dei detenuti gratuito in questo momento. Andiamo avanti con la cronaca. Brutta avventura la scorsa notte per un rappresentante di gioielli rimasto vittima di un agguato compiuto da 4 banditi a volto coperto e armati che lo hanno rapinato a pochi metri da Balsorano, dove l'uomo risiede. Dopo aver fatto il giro di diverse gioiellerie della Marsica, infatti il rappresentante stava rincasando quando un'auto l'ha avvicinato, costringendolo a fermarsi. I malviventi gli hanno imposto di aprire il bagagliaio della macchina dove teneva i preziosi oro e monili per un valore di circa 200.000 euro. Presa la refurtiva, il rappresentante è stato legato alla sua auto e abbandonato lungo la strada. I rapinatori sono poi fuggiti senza lasciare traccia. Ad indagare sono i carabinieri di Tagliacozzo. Andiamo avanti e cambiamo argomento. Soddisfazione da parte della CGIL per quanto riguarda il polo chimico di Bussi, passato dalla Solvay al gruppo Todisco, gruppo bresciano. Al momento sono salvi i posti di lavoro, invece per quanto riguarda il piano industriale bisognerà attendere l'autunno e capire quale sarà l'investimento sul polo di Bussi. Le voci che circolano parlano di 10 milioni di euro. Sentiamo. Per il polo chimico di Bussi arriva la notizia, la Todisco fa l'acquisizione, salvi i posti di lavoro per i dipendenti, piano industriale previsto per autunno, questo è l'annuncio che fa ovviamente il responsabile. I sindacati come la prendono? Da questo punto di vista l'abbiamo presa bene perché entriamo nel concreto di una situazione che va ovviamente deve portare ad accordi dove le cose dette vedano la luce. Si parla di raddoppio della produzione, si parla di 25-30 posti di lavoro in più. Abbiamo chiesto e ottenuto anche dalla Caffaro Gruppo la disponibilità alla discussione del piano industriale. Noi chiederemo il rilancio delle attività nel rispetto dell'ambiente, perché lì la questione è anche quella di una attività che si colloca in un territorio molto fragile e tutto quello che è accaduto nel passato non deve accadere, e quindi noi saremo lì per chiedere sviluppo, occupazione, sviluppo sostenibile, occupazione e rispetto dell'ambiente. Per quanto riguarda la parte interna, cioè l'area dello stabilimento, con l'acquisizione il gruppo, la realtà lì si chiama ancora e si continuerà a chiamare Chimica Bussi S.p.A., perde solo il nome Solvay. Per quanto riguarda le aree a monte 2A e 2B, quelle rimangono in capo a Solvay, la proprietà continua a essere Solvay, e quindi tutte queste, compresa la Tremonti, sono oggetto di una iniziativa di bonifica che deve essere concretizzata e che ha necessità soprattutto di molte più risorse e dell'impegno sia dei privati che delle istituzioni. A Pescara ci sono novità per quanto riguarda i tributi. Evitare contenziosi e agevolare i cittadini nel pagamento, queste le finalità del Comune che questa mattina ha esposto le novità che ascoltiamo.
Novità sui tributi per il comune di Pescara. Dopo l'ultimo consiglio comunale, due le novità in campo. Da un lato la Tari e dall'altra l'introduzione dell'interpello, strumento messo a disposizione dei cittadini per entrare in contatto diretto con la pubblica amministrazione, nello specifico con l'ufficio dei tributi. Ad oggi, anche per un regolamento sulla Tari, per appunto, che era scritto, che dava anche dei dubbi interpretativi, c'era la possibilità per il cittadino che chiedeva la detrazione di averla dal momento della detrazione a fine anno. Ciò aveva delle implicazioni negative: un cittadino che lo chiedeva a giugno, la detrazione avrebbe avuto solo da gennaio, da giugno fino a fine anno, non nella parte antecedente. A prescindere dal momento in cui lo richiedi, si applica tutta l'annualità, purché tu lo fai la richiesta entro l'ultima rata, che è il termine massimo, però ha anche un effetto retrattivo durante l'anno. Poi un'altra importante novità è quella di un regolamento che riguarda in un'accezione ampia tutti i tributi comunali. Il diritto di interpello è quello con cui il cittadino chiede, fa una domanda molto semplicemente alla pubblica amministrazione, in questo caso all'ufficio tributi, col quale va a richiedere per l'appunto dei chiarimenti sull'applicazione nel concreto di una normativa tributaria. Quindi significa, fa una domanda, dice come applicare quella norma tributaria in quella fattispecie. Poi dall'altra parte abbiamo a fianco a ciò abbiamo l'altro istituto molto importante, che è quello della mediazione. Con la mediazione, prima di arrivare a un ricorso tributario presso le commissioni tributarie, c'è questa possibilità di mediare, quindi di chiedere una forma di mediazione per l'appunto all'ufficio tributi e cercare sempre nel rispetto della legge di trovare anche una soluzione a quella casistica, sempre nel rispetto della legge. Siamo convinti che con queste anche iniziative di trasparenza andremo anche a migliorare i rapporti fra cittadini e ufficio tributi del Comune. Ed ora ci spostiamo a Teramo. L'API interviene sulla vicenda della vendita di due lotti di immobili presenti nell'area ex Villeroy e Bosch, una vendita a detta dell'associazione illegittima. Dubbi di titolarità e di legittimità per quanto riguarda questa vendita, oggi la denuncia arriva dall'API. Sì, segnaliamo attraverso una nota all'amministrazione comunale, al sindaco Brucchi, al governatore della regione e al commissario dell'ARAP, affinché rientro nel merito dell'asta che è stata pubblicata qualche giorno fa sul sito dell'ARAP per la vendita dei terreni della Villeroy. 12 troviamo adesso, terreni allora donati, mi riferisco a atti del 54-55 dall'allora amministrazione comunale, donati al signor Potitorandi, qui c'era la spica, per una finalità modale ben precisa, quella della realizzazione di una fabbrica per fini sociali e su alcuni terreni vincoli perenni di utilizzo per quel fine. Quindi oggi noi siamo convinti, o quantomeno stiamo chiedendo di accertare se il passaggio sia possibile, che qualcuno possa vendere terreni di natura pubblica con vincolo modale, o quantomeno se ciò fosse possibile riteniamo che quei soldi debbano essere reinvestiti sul territorio. Questo è un fatto fondamentale. Qualora il passaggio è possibile, è opportuno che questa società, allora ha donato questi terreni, ne torna almeno alla teoria in termini economici. Fateci capire se questo passaggio è corretto, perché negli atti pubblicati non risultano gli atti iniziali del passaggio dei terreni. Adesso andiamo all'Aquila, terminata la parte di cantiere per i sottoservizi che maggiormente aveva creato disagi ai commercianti che avevano riaperto le attività dopo il terremoto. Si procederà speditamente, assicurano le aziende che stanno eseguendo l'opera. Il servizio di Daniela Rosone. È terminata la prima parte dei lavori per i sottoservizi nell'asse centrale dell'Aquila, un momento celebrato ieri sera con un aperitivo in centro nell'ultimo tratto di Corso Federico II. Parliamo di un tratto di 50 metri che ha creato, come da noi stessi documentato, molti disagi e coraggiosi commercianti che avevano avuto l'idea di riaprire le loro attività in centro nel dopo terremoto. In questi giorni che vedono tutte queste impalcature, queste cose, non vengono assolutamente. Io non ho visto entrare stamattina, non è entrato nessuno al negozio. Purtroppo questi sono lavori che bisognava farli, a parte bisognava farli subito dopo il terremoto, quando non c'era nessuno dentro alle attività e ai palazzi. Seconda cosa, sono lavori che non bisogna fare nel periodo estivo in cui noi abbiamo la possibilità di incassare qualche cosa. Commercianti che forse ora potranno tirare un sospiro di sollievo e puntare a affari maggiori. Ad occuparsi dei lavori è stata la Scarlasse Centrale, composta dall'azienda di Ravenna Acmar e dagli aquilani di Il Fra e Rettadei, aziende che hanno sostenuto anche la spesa extra di 2,5 milioni di euro, somme per maggiori spese, hanno detto, venute fuori durante l'esecuzione dell'opera. Soddisfatte per i tempi le aziende e anche il presidente della Gran Sasso Acqua, Americo Di Benedetto, che ha parlato anche del dialogo che c'è stato con i commercianti, valutando insieme le soluzioni migliori, polemiche
che a parte, e così si continuerà a fare, ha detto, anche per il resto del cantiere. Per il direttore tecnico di Asse Centrale, Antonio Tramontano, è stata trovata una squadra operativa e siamo riusciti, ha detto, ad accontentare tutti ascoltando le esigenze di tutti, anche perché, per quel che riguarda i commercianti, un giorno in più di chiusura può far male, specie in questo periodo. Per quel che riguarda Corso Federico II, ha spiegato, non abbiamo incontrato alcun tipo di impedimento e quindi l'opera è andata sostanzialmente liscia. E c'è una notizia che riguarda i trasporti, aerei da poco battuta dall'agenzia AGI, che riporta delle dichiarazioni del presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso. Infatti questa mattina c'era un incontro per quanto riguarda la situazione di Ryanair. Il lavoro fatto in 100 giorni ha portato risultati non solo per l'Abruzzo ma anche per le altre regioni. Ryanair ha riconosciuto il nostro lavoro, la connettività aerea è confermata. Queste le parole del presidente D'Alfonso, che come detto questa mattina ha partecipato ad un incontro col ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Del Rio per definire la copertura aerea delle compagnie low cost. Presente alla riunione anche l'amministratore delegato e oltre al direttore commerciale della compagnia aerea Ryanair, Michael O'Leary e David O'Brien, il presidente della conferenza delle regioni Stefano Bonaccini, il presidente della regione Sardegna Pigliaru. Una parte della copertura finanziaria, ha spiegato D'Alfonso, arriverà dalla regione. Domani in giunta promuoveremo un bando per la collocazione turistica dell'Abruzzo. Puntiamo a superare le 700.000 presenze annuali e in futuro anche il milione di presenze. Ringrazio da cittadino, da amministratore e da amico, ha continuato D'Alfonso, il ministro Del Rio e anche i presidenti Pigliaru e Bonaccini. Quando le regioni si muovono in sinergia i risultati sono evidenti. E dunque la notizia è che Ryanair, dopo l'approvazione del decreto legge enti locali, resta all'aeroporto d'Abruzzo per quanto riguarda i collegamenti verso le destinazioni che erano già in programma nella passata stagione. Andiamo avanti, ci spostiamo all'Università di Teramo, dove è stata inaugurata questa mattina la nuova sede della segreteria studenti. Rettore, oggi l'inaugurazione di questa nuova sede della segreteria degli studenti dell'Università di Teramo, servizi in tutto questo spazio, quindi non verranno più mandati gli studenti da una parte all'altra dello stabile, e garantire prima di tutto i diritti allo studio è quello che preme di più. Certo, anzi io direi non verranno più mandati dal campus alla città. L'ADSU ha accettato, e li ringrazio per questo, di trasferire i propri uffici qui nel campus e qui nel front desk che troviamo alle mie spalle ci saranno tutti gli uffici con cui uno studente per immatricolarsi o per rinnovare l'iscrizione dovrà entrare in contatto. Vogliamo simbolicamente offrire la nuova segreteria per rafforzare il diritto allo studio che intendiamo sostenere. Per questo abbiamo rivoluzionato le fasce di reddito. Gli studenti appartenenti a fasce economiche svantaggiate non pagheranno un solo euro di tasse e anzi, con la reinternalizzazione dei servizi prima affidati a società esterne, potenzieremo anche quest'anno le borse lavoro, raddoppiandole per chi intende impegnarsi in un semestre di studio all'estero. Questo significa, secondo noi, rendere effettivo il diritto allo studio, premiare i meritevoli e, indipendentemente dalle condizioni economiche, consentire a tutti di avere una preparazione completa anche di un semestre in un'università straniera. Ad un giorno dall'apertura delle immatricolazioni già si registra una posizione di maggioranza, a questo punto, di studenti da fuori regione. Sì, mi fa piacere dire che alla fine della giornata del 1 agosto abbiamo avuto già 15 immatricolazioni, di cui 6 provenienti dall'Emilia Romagna, 4 dal Lazio, 1 dalla Sardegna e solo 4 dall'Abruzzo. Non credo che si possano estrapolare questi dati per avere poi una ripartizione finale di provenienza, però ci fa molto piacere aver avuto questo afflusso da fuori regione e creare un ambiente più allargato, direi. E dal 19 al 21 agosto, siamo alla pagina degli eventi, a Guardia Grele si svolgerà Art Digitale, evento dedicato all'artigianato e alle arti delle nuove tecnologie digitali.
Dal 19 al 21 agosto Guardia Grele presenta Artigitale, in realtà è una crasi tra digitale e artigianato, proprio qui c'è l'attenzione, cosa ci sarà in programma? Sì, Artigitale è la prima edizione, in programma ci sarà tutta una serie di esposizioni di opere artistiche artigianali realizzate nel locale, ospiti nazionali e eventi come laboratori, workshop su tutta una serie di professionalità locali che metteranno a disposizione del festival le proprie competenze. È diciamo una novità perché appunto riesce a mixare la tradizione e l'innovazione con progetti studiati specificamente per portare all'attenzione di un pubblico diciamo ancora poco avvezzo a queste nuove tecnologie, questo mix che con progetti veramente realizzati per l'occasione. E questo sarà veramente la novità di questo festival che è riuscito in questa impresa e speriamo che possa essere veramente un momento di conoscenza per questi artigiani che sono veramente delle eccellenze locali. E continuiamo 9, 10 e 11 agosto ad Arsite in provincia di Teramo, torna l'appuntamento con Valfino al Canto. Valfino al Canto si tiene ad Arsite il 9, il 10 e 11 agosto, è una manifestazione sul recupero dei canti e dei balli della tradizione orale. Ha avuto inizio con un progetto di ricerca e adesso continuiamo la manifestazione nel recupero di tutti i gruppi che a livello locale continuano a portare avanti la nostra tradizione e in situazione nasce il confronto con gruppi della tradizione orale provenienti da tante altre regioni d'Italia e in questo confronto si tiene anche con gruppi provenienti dall'estero. Quest'anno infatti nell'ambito della manifestazione avremo anche dei gruppi messicani e dei gruppi brasiliani, oltre a gruppi provenienti da varie regioni d'Italia. Il pubblico diventa protagonista all'interno della festa perché è una manifestazione senza palco, senza amplificazione, per cui tutti coloro che partecipano entrano con il canto, con il ballo e con i suoni, ognuno occupa il proprio spazio e interagisce con i vari gruppi musicali. La peculiarità di questa manifestazione è la combinazione magica di Serio e Faceto e il primo giorno avrà inizio proprio con la processione di Santa Fiori, che è una santa che è nata in mezzo a noi proprio a protezione di tutti i suonatori e tutti i cantori che contribuiscono alla realizzazione di questo grande evento. A Campo di Giove in provincia dell'Aquila dal 6 al 21 agosto appuntamento con la manifestazione Campo di Note. 9 appuntamenti sotto alle stelle accompagnati da una commistione di note che spaziano dal jazz alla musica classica a quella prettamente strumentale, con illustri rappresentanti di ogni genere, in una cornice che affascina e rende uniche le atmosfere proposte. Ci sarà musica classica, musica jazz, musica etnica. Il primo concerto sarà quello dell'Insieme Strumentale di Roma, che è il gruppo in residenza del festival, da me diretto in un programma che terminerà con il 6° concerto brandeburghese di Bach. Ci saranno 3 mostri sacri del jazz italiano, che sono Danilo Rea, che si esibirà il 10, Gabriele Mirabassi con Roberto Taufik il 20 e Roberto Gatto il 21, insieme a poi a molti altri concerti di musica da camera. Dal 6 al 21 agosto sarà possibile seguire le diverse proposte e, perché no, godersi anche lo scenario che ospita il festival intitolato per l'occasione Campi di Note. È infatti Campo di Giove, in provincia di L'Aquila, ad aver intuito 4 anni fa la potenzialità di un appuntamento così affascinante per turisti e appassionati di buona musica. L'amministrazione comunale ha inteso e intende promuovere, diciamo così, la vocazione turistica del proprio territorio, non solo facendo leva sulle bellezze naturali che indubbiamente possiede, ma anche organizzando eventi culturali di rilievo. E la manifestazione Campo di Note è uno di questi, di rilievo per ragione degli artisti che si esibiranno, di levatura internazionale,
sociale, sono veri fuori classe della musica, si può dire, e che sono capaci di attrarre una platea ben più ampia di quella ristretta ai soli ammiratori, ai soli appassionati. E adesso siamo alla pagina dello sport. Calcio di Serie A in primo piano con il Pescara. Dopo i nomi altisonanti dei giorni scorsi, le attenzioni del Delfino sul fronte attaccanti sono rivolte all'argentino ex Catania Gonzalo Bergessio. C'è però da girare l'ostacolo dell'ingaggio. Su Valerio Verre ci sono Sampdoria, Inter e Lazio, ma il presidente Sebastiani conferma la cifra dei 6 milioni per averlo. Andrea Costantini. Manca poco per completare l'organico, ma quel poco non dobbiamo sbagliarlo. Lo ha detto Oddo domenica scorsa in conferenza, lo ha ribadito ieri attraverso gli schermi di Sky Sport. È un momento di stasi apparente per il mercato del Pescara, che cerca almeno un giocatore per reparto per presentarsi al meglio ai primi appuntamenti ufficiali. I fronti caldi nelle ultime ore sono il centrocampista Valerio Verre come potenziale uscita e l'attaccante Gonzalo Bergessio come possibile entrata. Su Verre si sono fiondati 3 club, era già vivo l'interesse di Sampdoria e Inter, ma nelle ultime 36 ore si è fatta sotto anche la Lazio, che pensa proprio ad un giocatore cresciuto sulla sponda opposta, quella romanista, per rinforzare il reparto mediano, specie dopo le partenze di Candreva e Onazzi. Il Pescara però ha rimandato al mittente la proposta di 4 milioni più i giocatori Germoni e Perea, ma la società di Lotito potrebbe tornare alla carica, soprattutto mettendo sul piatto i soldi, 6 milioni, e questa è la cifra richiesta dal presidente Sebastiani. Finora è ferma ad una proposta di 5 milioni la Sampdoria, che però, incassando i soldi per la cessione al Villarreal di Soriano, potrebbe salire. Si è riacceso anche il fronte Inter, che vorrebbe prendere subito la mezzala senza ripetere l'operazione Caprari, cioè lasciando il giocatore un anno in prestito a Pescara. Sul fronte entrate, il Pescara ha individuato in Gonzalo Bergessio un profilo che fa al caso suo. Il 32enne attaccante argentino in Italia si è fatto apprezzare per 3 positive stagioni a Catania, quindi un anno non entusiasmante alla Sampdoria. Il giocatore ora è di proprietà dei messicani dell'Atlas di Guadalajara. Più che la formula prestito, quel che più rende difficile l'operazione è l'ingaggio elevatissimo, intorno a 1,5 milioni di euro. Se le pretese dell'attaccante dovessero scendere sensibilmente, l'operazione potrebbe farsi. Tutt'altro che tramontata l'ipotesi Marcello Trotta, che potrebbe prendere la strada verso l'Adriatico dopo il preliminare di ritorno del Sassuolo contro il Lucerna. Intanto la squadra ha chiuso il ritiro di Palena e nel corso della notte tornerà subito in città dopo il Memorial Morosini contro il Vicenza. La squadra lavorerà nei prossimi giorni al Poggio degli Ulivi in vista del test di sabato sera al Patini di Castel di Sangro contro il Celta Vigo, squadra di Liga Spagnola che giorni fa ha battuto di misura in amichevole la Fiorentina al Franchi. Ed ora la Lega Pro. Domani il Consiglio federale deciderà l'organico delle ripescate e subito dopo il direttivo diramerà la composizione dei gironi. Per il Teramo molto probabile l'inserimento nel girone B con le squadre del Nord-Est. Cresce l'attesa in Lega Pro per la composizione dei gironi. Alla finestra c'è il Teramo, l'unica abruzzese rimasta nella terza serie nazionale dopo la retrocessione dell'Aquila e la mancata iscrizione della Virtus Lanciano. Domani sarà a tal proposito una giornata da circoletto rosso. Prima il Consiglio federale darà i verdetti definitivi sui ripescaggi e una volta conosciuto l'organico delle 60 squadre si provvederà alla composizione dei gironi. Della lista di pretendenti dovrebbero restare escluse dal ripescaggio Pro Patria, Lecco, Rieti e quasi certamente Cavese, dentro tutte le altre. Le previsioni dicono che il Teramo farà parte del girone B anche quest'anno, ma la composizione del raggruppamento sarà diversa, visto che girone A e B prenderanno il centro-nord, che sarà diviso a metà, la parte ovest nel girone A, quella est nel girone B. Questo comporterebbe l'addio alle tante trasferte toscane fatte in questi anni dai biancorossi, ma anche l'inserimento nel girone di nobili decadute che punteranno al salto di categoria, come il Parma di Apolloni, il Venezia di Pippo Inzaghi, la Reggiana di Leonardo Colucci, per non parlare di Padova, Bassano e Pordenone, tutte iperattrezzate. E poi le quattro marchigiane, coi sempre sentiti confronti con Ancona e San Benedettese. In attesa che domani pomeriggio il direttivo di Lega Pro ufficializzi i raggruppamenti, per il Teramo questo è un mercoledì di ripresa degli allenamenti dopo l'eliminazione dalla Team K ad opera dell'Alessandria e i 2 giorni di riposo concessi dal tecnico Lamberto Zauri. Biancorossi al lavoro quasi al completo, con la sola assenza in gruppo del centro campista
Costa Ilari, le cui condizioni migliorano e presto potrebbe tornare in gruppo. Intanto sono in arrivo ulteriori test, domani alle 18 al Bonolis con ingresso libero contro l'Alba Adriatica con pagine di eccellenza, poi domenica pomeriggio contro il Pineto, squadra neopromossa in Serie D. La dirigenza del Diavolo e il tecnico Zauli cercheranno di capire se il Teramo è ok così o se c'è bisogno di qualche altro innesto, in attesa che venga scritta la parola definitiva sul prolungamento del contratto del centrocampista Stefano Amadio, un rinnovo annunciato 10 giorni fa dal presidente Campitelli, ma che va ancora formalizzato. Lasciamo il calcio. A Borgo Montenero di San Felice Circeo scenderanno in campo per i Giochi Senza Frontiere i giocatori selezionati dall'associazione Castellammare in Festa, che organizza Pescara Colli Senza Frontiere. Questo è un ritorno nel Lazio per Pescara, Pescara che ha avuto un ottimo piazzamento, il terzo posto nel 2014, è un'impresa perché in qualche modo comunque il confronto è tra quelli che sono degli atleti nazionali. E cosa c'è da aspettarsi quest'anno? Appena ci siamo presentati eravamo un gruppo di vecchietti, per cui non ci hanno dato minimamente credito, alla fine della prima serata eravamo primi, poi purtroppo l'emozione ci ha un po' gabbato, per cui siamo arrivati terzi. Quest'anno ci siamo preparati meglio, abbiamo giochi d'acqua e noi abbiamo preso i pesci, perché non abbiamo preso degli atleti, abbiamo preso dei nuotatori e delle nuotatrici. In realtà l'abilità nel nuoto è solo in un gioco, ci sentiamo talmente forti in quel gioco che abbiamo deciso di giocarci il jolly. Quante sono le discipline da affrontare? Sono 6 giochi il primo giorno e 6 il secondo, più il fil rouge, e se vogliamo considerarlo un gioco anche la sfilata iniziale l'hanno messa come punteggio per farci impegnare. È un incontro di giochi ma è anche un incontro di amicizia. E poi è un'occasione importante, per questo l'amministrazione comunale è vicina a questi simpatici personaggi, perché è un'occasione per portare Pescara fuori dal nostro Abruzzo, dal nostro territorio. Ci sarà la televisione per 2 giorni che riprenderà questi giochi, ci saranno dei video che dimostrano la bellezza della nostra città. Ed è tutto per questa prima edizione del TG6. Io vi ricordo i prossimi appuntamenti con la nostra informazione alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per essere stati con noi. Buona giornata.